Non è necessario, figlio mio, sapere molto per farmi piacere. Basta che tu abbia fede e che ami con fervore. Se vuoi farmi piacere ancora di più, confida in me di più. Se vuoi farmi piacere immensamente, confida in me immensamente. Allora parlami come parleresti con il più intimo dei tuoi amici, come parleresti con tua madre o tuo fratello. Vuoi farmi una supplica in favore di qualcuno? Dimmi il suo nome. Sia quello dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli o amici, o di qualche persona a te raccomandata. Dimmi subito cosa vuoi che faccia adesso per loro. L'ho promesso, chiedete e vi sarà dato. Chi chiede, ottiene. Chiedi molto, molto. Non esitare nel chiedere, ma chiedi con fede perché io ho dato la mia parola. Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire al monte, levati e gettati nel mare, ed esso ascolterebbe. Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi sarà accordato. Mi piacciono i cuori generosi che in certi momenti sono capaci di dimenticare se stessi per pensare alle necessità degli altri. Così fece mia madre a Cana in favore degli sposi quando nella festa dello sposalizio è venuto a mancare il vino. Mi chiese un miracolo e l'ottenne. Così fece anche quella donna cananea che mi chiese di liberare la figlia dal demonio ed ottenne questa grazia specialissima. Parlami dunque con la semplicità dei poveri, di chi vuoi consolare, dei malati che vedi soffrire, dei traviati che vorresti tornassero sulla retta via, degli amici che si sono allontanati e che vorresti vedere ancora accanto a te, dei matrimoni disuniti per i quali vorresti la pace. Ricorda Marta e Maria, quanto mi supplicarono per il fratello Lazzaro, ed ottennero la sua risurrezione. Ricorda Santa Monica che dopo avermi pregato durante 30 anni per la conversione del figlio, grande peccatore, ottenne la sua conversione e diventò il grande Sant'Agostino. Non dimenticare Tobia e sua moglie, che con le loro preghiere ottennero fosse loro inviato l'arcangelo Raffaele per difendere il figlio in viaggio, liberandolo dai pericoli e dal demonio, per poi farlo ritornare ricco e felice a fianco dei suoi familiari. Dimmi anche una sola parola per molte persone, ma che sia una parola d'amico, una parola del cuore e fervente. Ricordami che ho promesso tutto è possibile per chi crede. Il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà. E per te hai bisogno di qualche grazia? Se vuoi farmi una lista delle tue necessità e vieni a leggerle in mia presenza, ricorda il caso del mio servo Salomone. Mi chiese la saggezza e gli fu concessa in abbondanza. Non dimenticare Giuditta che implorò grande coraggio e l'ottenne. Tieni presente Giacobbe, che mi chiese prosperità, promettendomi di dare in opere buone la decima parte di quanto avesse avuto. Egli fu concesso molto, generosamente, tutto quello che desiderava e ancor di più. Sara mi pregò, ed io allontanai il demonio che la tormentava. Maddalena pregò con fede e la liberai dalle brutte abitudini. Zaccheo con la preghiera si liberò dal dannoso attaccamento al denaro e si trasformò in un uomo generoso. E tu, cosa vuoi che ti conceda? Dimmi sinceramente se sei orgoglioso, se ami la sensualità e la pigrizia, che sei egoista, incostante, che trascuri i tuoi doveri, che giudichi severamente il tuo prossimo, dimenticando la mia proibizione.
Non giudicate per non essere giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Dimmi se parli senza carità degli altri, che ti preoccupi di più di quello che pensano gli altri di te che di quello che pensa Dio. Che ti lasci dominare dalla tristezza e dal malumore, che rifiuti la tua vita, la tua povertà, i tuoi mali, il tuo lavoro, il modo come ti trattano, dimenticando quello che dice il Libro Santo, Dio dispone tutte le cose per il bene di quelli che lo amano. Dimmi se hai l'abitudine di dire bugie, che non domini il tuo sguardo nella tua immaginazione, che preghi poco senza fervore, che le tue confessioni sono fatte senza dolore e senza l'intenzione di evitare poi le occasioni di peccato, e per questo cadi sempre nelle stesse mancanze, che la messa la segui male e le comunioni le fai senza preparazione e con poche azioni di grazia, che sei pigro ed hai paura dell'apostolato, che qualche volta passi alcuni giorni senza leggere neanche una pagina della Bibbia. Ed io ti ricorderò i miei insegnamenti che porteranno una trasformazione totale nella tua vita. Dirò ancora, Dio umilia gli orgogliosi, ma gli umili colma di grazie. Se trascuri i piccoli doveri, trascurerai anche quelli grandi. Di ogni parola dannosa che uscirà dalla vostra bocca, dovrete renderne conto il giorno del giudizio. Beati quelli che ascoltano la parola del Signore e la mettono in pratica. Non ti vergognare, povera anima. Ci sono in cielo molti giusti e tanti santi di prim'ordine che hanno avuto gli stessi tuoi difetti, ma pregarono con umiltà e poco a poco si sono liberati di essi. Perché non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, e perché Dio non rifiuta mai un cuore umiliato e pentito. Il miglior dono per Dio è un cuore pentito. E non esitare neanche nel chiedermi beni spirituali e materiali, salute, memoria, simpatia, successo nel lavoro, negli studi e negli affari. Andare d'accordo con tutte le persone, nuove idee per i tuoi affari, amicizie che ti siano utili, buon carattere, pazienza, allegria, generosità, amore per Dio, odio al peccato. Tutto questo posso darti e ti do, e desidero che tu mi chieda sempre e quando favorisca ed aiuti la tua santità e non si opponga ad essa. Ma in tutto devi sempre ripetere la mia preghiera nell'orto. Padre, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Perché molte volte quel che chiede una persona non conviene per la sua salvezza, ed allora nostro Padre gli concede altri doni che gli faranno maggior bene. E per oggi che ti occorre? Cosa posso fare per il tuo bene? Se tu sapessi il desiderio che ho di favorirti. Ho dato da mangiare a 5.000 persone con solo 5 pani, perché ho visto che ne avevano bisogno. Ho calmato la tempesta quando gli apostoli mi svegliarono. Ho risuscitato la figlia di Gairo, quando suo padre mi chiese di farlo. Anche tu dovrai ripetere col profeta, chi si è rivolto al Signore e non è stato ascoltato? Hai adesso fra le mani qualche progetto? Raccontami nei dettagli. Cosa ti preoccupa? Cosa pensi di fare? Cosa vuoi? Come posso aiutarti? Magari ricordi sempre la frase del salmista. Quel che ci porta al successo non sono i nostri affanni. Quel che ci porta al successo è la benedizione di Dio. Raccomandati a Dio nelle tue preoccupazioni e vedrai realizzarsi i tuoi buoni desideri. Gli israeliti desideravano occupare la terra promessa. Mi supplicarono e lo concessi.
David voleva vincere Golia, mi pregò e lo ottenne. I miei apostoli volevano che aumentassi la loro fede, mi chiesero questo favore e lo concessi con enorme generosità. E tu, cosa vuoi che ti conceda? Cosa posso fare per i tuoi amici? Cosa posso fare per i tuoi superiori, per le persone che vivono nella tua casa, nel tuo quartiere, che trovi nel tuo cammino, per le persone delle quali dovrai rendere conto il giorno del giudizio? Geremia pregò per la città di Gerusalemme e Dio la colmò di benedizioni. Daniele pregava per i suoi connazionali ed ottenne che diminuissero molte loro pene. E tu? Cosa mi chiedi per i tuoi vicini di casa, per il tuo quartiere, per la tua regione, per la tua patria? E per i tuoi genitori? Se sono già morti, ricorda che è un'opera santa e buona pregare Dio per i morti, perché riposino dalle loro pene. E se sono ancora viventi, cosa vuoi per loro? Più pazienza nelle loro pene? Nei loro problemi di salute, un carattere piacevole, comprensione in famiglia. Le preghiere di un figlio non possono essere respinte da chi a Nazareth per 30 anni è stato esempio di amore filiale. C'è qualche familiare che ha bisogno di qualche favore? Prega per lui o per lei. E io farò della tua famiglia un tempio d'amore e conforto. E verserò a mani piene sui tuoi familiari le grazie e gli aiuti necessari per essere felici nel tempo e nell'eternità. E per me? Non desideri da me una grazia e amicizia? Non vorresti fare del bene al tuo prossimo, ai tuoi amici? A chi ami forse molto, ma che vivono lontani dalla religione o non la praticano nel modo giusto. Sono padrone dei cuori che, rispettando la loro libertà, porto dolcemente verso la santità e l'amore di Dio. Ma ho bisogno di persone che preghino per loro. Nel Vangelo ho lasciato questa promessa. Il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiedimi per i tuoi familiari quel buon spirito, che si ricordino dell'eternità che li aspetta, di prepararsi un buon tesoro in cielo, facendo in questa vita moltissime opere buone e pregando ininterrottamente, lavorando per la salvezza della tua famiglia e degli altri. Non dimenticare mai la stupenda promessa del profeta: coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Sei forse triste o di malumore? Raccontami, raccontami, anima sconsolata, le tue tristezze in ogni dettaglio. Chi ti ha ferito? Chi ha ferito il tuo amor proprio? Chi ti ha disprezzato? Dimmi. Se ti va male nel tuo lavoro, e io ti dirò le cause del tuo insuccesso. Non vorresti che mi occupassi di qualcosa per te? Avvicinati al mio cuore, che ha un balsamo efficace per tutte le ferite del tuo. Raccontami tutto, e in breve mi dirai che come me tutto perdoni e tutto dimentichi. Perché le pene di questa vita non sono comparabili con l'immensa gioia che ci attende quale premio nell'eternità. Senti l'indifferenza di persone che prima ti hanno voluto bene, ma che ora ti dimenticano e si allontanano da te senza motivo. Prega per loro. Il mio amico Giobbe pregò per quelli che con lui sono stati ingrati. La bontà divina li perdonò e li fece tornare alla sua amicizia. Vuoi raccontarmi qualche gioia? Perché non mi fai partecipe di essa come buon amico?
Raccontami quello che da ieri o dalla tua ultima visita a me ha consolato e ha fatto sorridere il tuo cuore. Forse hai avuto gradevoli sorprese. Magari sono sparite certe angosce o paure per il futuro. Hai superato qualche ostacolo oppure sei uscito da qualche difficoltà impellente. Tutto questo è opera mia. Io ti ho procurato tutto questo. Quanto mi rallegrano i cuori grati che, come il lebbroso guarito, tornano per ringraziare. Ma molto mi rattristano gli ingrati che, come i nuovi lebbrosi del Vangelo, non tornano per ringraziare per i benefici ricevuti. Ricorda che chi ringrazia per un beneficio ottiene che gli si concedano degli altri. Dimmi sempre un grazie con tutto il cuore. E poi, non hai qualche promessa da farmi? Già lo sai che leggo nel fondo del tuo cuore. Gli umani si ingannano facilmente, Dio no. Parlami allora con sincerità. Hai in fermo proposito di non esporti più a quell'occasione di peccato, di privarti di quel giornale, rivista, film, programma televisivo che danneggia la tua anima, di non leggere quel libro che ha eccitato la tua immaginazione, di non trattare quella persona che ha turbato la pace della tua anima, di stare in silenzio quando senti che arriva la collera. Perché gli imprudenti dicono quello che sentono dentro di sé quando sono di malumore, ma i prudenti rimangono sempre in silenzio quando sono di malumore e sanno dissimulare le offese ricevute. Vuoi fare il buon proposito di non parlare male di nessuno, anche quando credi che quel che dici è verità? Di non lamentarti perché è dura la vita, di offrirmi le tue sofferenze in silenzio, invece di andare in giro rinnegando le tue pene, di lasciare ogni giorno un piccolo spazio per leggere qualche cosa che ti sia di profitto, specialmente la Bibbia. Così diranno anche di te: ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Sarà come una casa costruita sulla roccia, non crollerà. Sarai ancora amabile con le persone che ti hanno trattato male? Avrai da ora in poi un volto allegro e un sorriso amabile, anche con quelli che non hanno molta simpatia per te? Ricorda le mie parole. Se saluti solo quelli che ti amano, che merito ne hai? Anche i cattivi fanno così. Perdona e sarai perdonato. Un volto amabile rallegra i cuori degli altri. E adesso ritorna alle tue occupazioni, ma non dimenticare questi 15 minuti di gradevole conversazione che abbiamo avuto qui, nella solitudine del santuario. Conserva, più che puoi, il silenzio, la modestia e la carità con il prossimo. Ama mia madre, che è anche madre tua. Ricorda che essere buon devoto della Vergine Maria è segno di sicura salvezza. Il fine di tutto il cammino della vita spirituale è giungere all'intimità profonda con Gesù e condividere con Lui le gioie e i dolori che Egli prova. Gesù ha bisogno di consolatori, ma ne trova pochi. Consolare Gesù è il modo più raffinato di amarlo. Alla fine di tutto, che cosa conta veramente? Non sono le grandi opere che posso fare, gli atti di eroismo che posso realizzare per tanti poveri bisognosi, ma consolare Gesù. È Lui il centro di tutta la vita della Chiesa. Quando amo Gesù e lo consolo, sono già in tutte le parti del mondo, sono già al letto dei morenti, nelle carceri, nei lebbrosari, a consolare i moribondi, ad alleviare le sofferenze del purgatorio. Perché se è vero che dove c'è uno che soffre, là c'è Gesù. È anche altrettanto vero che consolare Gesù è già sconfiggere la tristezza del mondo. Vocazione questa molto difficile da capire e da vivere. Occorre avere raggiunto un alto grado di santità. Gesù disse ad Alessandrina Maria da Costa:
non hai compassione di me? Sono nei tabernacoli tutto solo, tanto schernito, abbandonato e tanto offeso. Va a consolarmi e a riparare. Ripara tanto abbandono. Visitare i carcerati e consolarli è opera buona. Io sono carcerato per amore. Io sono il carcerato dei carcerati. Dolce Madre di Gesù, tu sei la prima adoratrice di Lui e della Santissima Trinità. Tu sei la madre dell'adorazione, la madre di tutte le anime adoratrici, la madre mia. Sotto la tua protezione metto la mia vita. Con immensa riconoscenza ti ringrazio perché mi apri gli occhi per contemplare colui che si immola sul santo altare e mi apre la via dell'adorazione eucaristica. Mi conduci sempre al cospetto del tuo figlio nel tabernacolo. Custodisci l'anima mia e santifica la mia vocazione adoratrice. Per la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.